Ciao, in questo video parleremo di potting. In elettronica è una procedura utilizzata per isolare completamente alcuni componenti da acqua, umidità, sporcizia, polvere, cavi scoperti o mobili e non solo. Serve alla dispersione o al contenimento del calore e viene anche utilizzato per sopperire ad urti e vibrazioni. Prochima propone B-Gel. Questo prodotto è di facilissimo utilizzo in quanto va miscelato in due parti uguali. Una volta ben mescolato e versato nel contenitore stagno, dopo una notte il composto diverrà più solido ma gelatinoso, facilmente removibile ed ispezionabile, non teme sbalzi di temperatura, vibrazioni e rende l'agglomerato impermeabile. Quando si tratta di circuiti elettrici scoperti, solitamente preparati epossidici, siliconici o poliuretanici sono le scelte più azzeccate. Si propone Sintafoam 1-1, resina poliuretanica molto rapida. Dimostra il ritiro maggiore tra le tre alternative, ma la sua velocità è imbattibile. Duraloid 2514, la più tenace delle tre resine, a base epossidica si presenta pastosa e densa. Portandola a circa 20 gradi centigradi a bagnomaria ed aggiungendo la giusta percentuale di catalizzatore, Duraloid 2514 si trasforma in un corpo solido color cemento. Il ritiro è minimo e rimuoverlo dai componenti è virtualmente impossibile. Infine, quando sono soprattutto urti e vibrazioni a preoccupare, Sintagom potrebbe essere la soluzione. Con totale assenza di ritiro si presenta lattiginoso. Essendo a base poliuretanica, teme l'umidità nella sua forma liquida, ma una volta terminato il processo di catalisi è totalmente impermeabile, rimanendo solido ma gommoso. Ovviamente circuiti e cavi non vengono compromessi. Cambiando scenario, questa applicazione replica l'utilizzo di altri tre prodotti impiegati per proteggere ma anche per dissipare la luce. E30 è una resina epossidica rigida completamente trasparente con rapporto di dosaggio 160. Permette tempi di lavorazione lunghi e, quando ben fluida, restituisce un ottimo risultato. Crystal Rubber è una gomma trasparente. Per ottenere il miglior risultato, utilizzare un degasatore oppure scaldare i singoli elementi per poi raffreddare il composto versato. Questo rallenterà il processo di catalisi, permettendo a più aria di salire in superficie. Infine, Prolastix 20 Shore. Altra gomma per poliadizione, rimane più coprente, regalando un effetto quasi satinato. Anche questi ultimi prodotti rendono gli agglomerati protetti ed impermeabili. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, consulta le schede tecniche sul sito www.prochima.it. Ciao!